Ciao a tutti e a tutti. Allora, in questo video volevo fare due piccoli annunci. Uno, alcuni di voi l'avranno già visto ovviamente sia su Instagram che su Facebook. Ho cambiato il mio nome sul canale, quindi vedrete scritto Fairy Mary, non più Twilight 27 Bella, perché finalmente sono riuscita a cambiare nome. Io avevo detto tante volte che il mio nick non mi piace perché avevo scelto un nick totalmente anonimo quando ancora commenti e basta. E anche quando ho aperto il canale l'ho lasciato così perché sapete che tanto non mi mostravo in volto. Quindi non volevo essere riconosciuta da nessuno. Invece, appunto, adesso mi faccio vedere, sapete che sono Mary e ho messo il nome che avrei voluto dare prima. Sono sempre io, alcune mi hanno detto un po' di rumori. Alcune mi hanno detto: no, so già che mi dimenticherò chi sei, vedo sta Fairy Mary, dice chi è, magari la cancello. No, sono sempre io, sono Mary. Tantissime di voi perché mi hanno spiegato come si cambia il nome su Google Plus. Una ragazza carinissima mi ha spiegato per filo e per segno come farlo. Ora non mi viene il nick, ma poi lo scrivo. Grazie tantissime per la gentilezza e la disponibilità. Però purtroppo sul mio computer sta cosa non c'era. Non so, il mio computer ha deciso di boicottarmi. Invece sono andata sul computer di mio marito e è stato tutto come lei mi aveva detto: vai qui, clicca lì, e quindi ho trovato subito. Altri di voi mi hanno detto che non sono riusciti a farlo, quindi provate da un altro computer, magari funziona. E adesso dovrò cambiare il nome anche sulla pagina Facebook, però non me l'hanno accettato la prima volta, forse perché appunto anche il canale aveva lo stesso nome della pagina fan, vabbè. Io adesso penso che me l'accetteranno e lo cambierò anche lì. Se continuate a cercare Twilight 27 Bella, vi esce fuori in ogni caso il mio canale, quindi tranquille. Un'altra piccola cosa invece riguarda una piccola novità, ovvero sono stata contattata da un sito, Banzai si chiama, per fare una collaborazione insieme. In sostanza farò dei video per loro, il primo è già online e vi metto sotto il link se può interessarvi, per il loro sito Pianeta Donna. E quindi niente, è la prima volta che mi contattano proprio per una collaborazione di questo tipo e sono, cioè all'inizio ero emozionatissima, un pochettino agitata perché il pubblico non è il solito pubblico, devo cercare di fare una cosa un pochettino magari più professional, ma non troppo perché io voglio essere io, non voglio cambiare. Vi metto sotto il link del video, è un tutorial della treccia laterale, una treccia di cui vi ho mostrato una foto su Instagram l'anno scorso e in tantissime mi avevate chiesto il tutorial e poi insomma ho fatto altri tutorial, quella non l'ho più fatta, che è molto simile a una treccia che ho fatto vedere tempo fa, però questa appunto è un po' più elegante perché ha una cotonatura sopra. Spero che mi seguiate anche lì perché ci saranno altri video. Spero che questa cosa insomma non vi dispiaccia perché io, sapete, sono sempre io e il mio canale è sempre questo, la mia passione è tutta qui. Ho la possibilità di fare sempre quello che mi piace anche su un'altra piattaforma e quindi mi fa ovviamente molto piacere. Ci sono rimasta all'inizio quando mi hanno contattato perché sinceramente non pensavo che potesse essere visto il mio canale anche da un punto di vista un pochettino più professionale, tra virgolette, sempre fatto da YouTuber, quindi comunque una cosa molto tranquilla. Ho mandato il primo video e mi hanno detto: un dubbio, ma sei maggiorenne? L'autostima è una roba fantastica. E ovviamente vi ringrazio tantissimo, ringrazio tutte voi perché se anche le collaborazioni che io ho fatto sono poche e ne sapete tutte perché ve le ho sempre parlato, appunto, tanto sapete che sono veramente pochissime. In ogni caso vi straringrazio perché è tutto grazie a voi, perché ovviamente se uno faccio video e mi seguono in 5 persone, che ti si calcola nessuno, invece se hai possibilità o di ricevere prodotti, sempre pochi nel mio caso, ricordiamolo, in questi giorni stanno tutte ricevendo prodotti anticellulite, nonostante parli di capelli, prodotti anticellulite farebbero comodo a tutte perché si sa che di questi prodotti se ne usano in grandi quantità. In ogni caso, che siano due prodotti o che siano 200, sempre che ci scrivono hanno YouTuber perché siamo seguite e quindi grazie tantissimo a tutte voi, grazie per questo continuo sostegno che mi date. Spero e suppongo che siate felici per me, per questa cosa, come lo sono io. Mi dimostrate sempre tanto affetto e mi fa tantissimo piacere, grazie davvero. E basta, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video e un bacione a tutti e a tutti. E grazie ancora per le iscrizioni. Ciao!